Bene, cerchiamo Scratch sul nostro motore di ricerca e questa è la prima pagina. Se siete già registrati, basterà cliccare su Entra. Se invece ancora non siete registrati, cliccherete su Unisciti alla comunità di Scratch. In questo caso io sono registrata ed entro. La prima cosa da fare è andare sul tasto Crea. Diamo un titolo al nostro videogioco e scriviamo Acchiapparella. La prima cosa da fare è andare a scegliere i protagonisti del gioco. Quindi, preimpostato, Scratch ci dà questo sprite, ma nel nostro caso vogliamo personalizzare, lo vogliamo cambiare, quindi questo lo elimino e da qui vado a scegliere un nuovo sprite. Come vedete abbiamo tantissimi personaggi da poter scegliere. Qui ce li abbiamo tutti, ma se vogliamo fare una ricerca settoriale possiamo dire anche animali, persone, fantasia e così via. In questo momento io scelgo la ballerina. Dobbiamo scegliere anche l'altro sprite, quindi la ballerina che dovrà acchiappare la farfalla. Rispetto alla ballerina, questa farfalla mi sembra un po' più grande, allora vado qui su dimensione e la faccio più piccola, la rimpicciolisco. Dobbiamo scegliere uno sfondo al nostro gioco. Andiamo su sfondi, io direi di scegliere uno sfondo attinente e utilizzare il teatro. Quindi vedremo la nostra ballerina che dovrà cercare di inseguire la farfallina. La prima cosa da fare quindi è dare dei comandi alla ballerina. La ballerina che dovrà muoversi in base alle indicazioni che daremo noi pigiando i tasti, le frecce della tastiera del nostro computer. Andiamo su situazioni. Prendiamo questo. Quando si preme il tasto, in questo caso freccia destra, andiamo su movimento. Cosa deve fare la ballerina? Deve cambiare X, X sarebbe questa direzione di 10. Torniamo su situazioni. Quando si preme il tasto freccia sinistra, la ballerina cosa dovrà fare? Dovrà cambiare sempre di X, ma questa volta di meno 10, perché si muoverà nel senso opposto. Ritorniamo. Quando si preme il tasto freccia su, questa volta andiamo su cambia di Y, perché la Y si riferisce alle altezze, quindi si sposterà di 10. Dopodiché, quando si preme il tasto freccia giù, la ballerina cosa dovrà fare? Cambia di Y meno 10. E a questo punto abbiamo già fornito i comandi di movimento alla ballerina. Il prossimo passaggio sarà quello di fornire delle linee di comando alla farfalla. Cosa deve fare la farfalla? Quindi siate attenti ragazzi, selezionate la farfalla, fate in modo che il contorno sia blu e che qui compaia la farfalla per essere sicuri che state lavorando sulla farfalla. In questo caso prendiamo il comando quando si clicca sulla bandierina verde, quindi significa non appena inizia il gioco. Andiamo a prendere un controllo, quindi per sempre, per cui ogni volta che clicco sulla bandierina verde per sempre cosa deve succedere? Andiamo su movimento. Scivola in un secondo a posizione a caso. Quindi significa che non appena noi clicchiamo sul comando verde, questa farfallina comincerà a muoversi in una posizione a caso. Vogliamo fare la prova? Ok, vedete? La farfalla si muove in maniera del tutto casuale. Se poi voglio fare la prova utilizzando i tasti della tastiera, posso anche spostare la ballerina. Quindi fin qui ci siamo. Per fermare tutto, clicchiamo sul bottone rosso.
A questo punto vogliamo inserire un suono che sentiremo quando la ballerina riuscirà a toccare la farfalla. Quindi torniamo sulla ballerina e inseriamo situazioni. Quando si clicca su bandiera verde, vediamo un po' cosa deve succedere. Anche in questo caso andiamo sul controllo per sempre. Inseriamo un altro controllo, se allora. Andiamo sui sensori. Sta toccando. Quindi, quando clicco sul verde per sempre, se la ballerina sta toccando la farfalla, allora che cosa accadrà? Andiamo su suono, riproduci suono pop e attendi alla fine. Clicchiamo nuovamente sulla bandierina, proviamo a inseguire la farfalla. Ok, il suono si sente. Posso continuare, fermiamo. A questo punto dobbiamo fare in modo che quando la ballerina tocca la farfalla, ottiene un determinato punteggio, quindi dobbiamo andare sulle variabili. Clicchiamo su variabile e creiamo una variabile. In questo caso inseriamo il nome e diciamo punti e lo riferiamo solo per questo sprite, quindi solo in riferimento alla ballerina e diciamo ok. Vedete, qui è comparsa la variabile punti. Siamo qui. Quando si clicca sul verde per sempre, se la ballerina tocca la farfalla, riproduci il suono pop e poi cambia la mia variabile di, per esempio, 10. La mia variabile qual è? In questo caso sono i punti. Quindi significa che quando la ballerina, vedete qui è comparso punti 0, quando la ballerina si muove e tocca la farfalla, i punti cresceranno di 10. Facciamo una prova. Vedete? Ok. Benissimo. La ballerina così. Ok, fermiamolo. Voglio inserire un altro sfondo. Vado qui a selezionare, scegli uno sfondo e prendo in questo caso l'altro teatro. Clicchiamo nuovamente sulla ballerina, prendiamo la situazione. Quando clicco sulla bandiera verde, aspetto, passa allo sfondo, in questo caso teatro. Quindi vado su controllo, attendi fino a quando, vado agli operatori, inserisco l'operatore, inserisco la variabile punti. E qui scrivo quando arrivo a 1000 punti. Vado sempre su aspetto e gli dico ok, quindi quando clicco sulla bandierina verde, lo sfondo è quello iniziale che avevo scelto. Quando raggiungo i 1000 punti, lo sfondo è quello nuovo. Io direi di fare una prova. Ok. Vediamo se è vero che appena arriviamo a 1000 punti, passiamo all'altro sfondo. Ok, perfetto. Siamo passati all'altro sfondo perché siamo arrivati a 1000 punti. Ecco, quindi prendo
Posso dire anche questo, andiamo sempre su situazioni. Quando lo sfondo passa a teatro, andiamo su suono, riproduci suono. In questo caso il suono pop già ce l'ho. Voglio cambiare suono, voglio aggiungere suono, quindi vado su suoni. Da qui aggiungo suono e prendo il suono della vittoria. Voi comunque potete scegliere qualsiasi suono vogliate. Win. Ok. Andiamo al codice, quindi quando lo sfondo passa al teatro, il secondo che abbiamo scelto, il suono che devo sentire è questo. Win. A questo punto, se voglio aggiungere anche un messaggio con la scritta "Hai vinto", vado qui e anziché scegliere un altro sprite, vado a disegna un nuovo sprite. Mi compare questa finestra e sceglierò il testo. E dirò: complimenti, hai vinto. Magari scelgo un colore un po' più scuro. Ok. E lo faccio anche più grande. Benissimo, andiamo sul codice. In questo caso devo mettere situazioni. Quando clicco sulla freccia verde, la prima cosa che devo fare nell'aspetto nascondi. Mentre quando lo sfondo passa a teatro, andiamo sempre su aspetto, mostra, torniamo su controllo, attendi, magari facciamo attendere 5 secondi, dopodiché nell'aspetto selezioniamo nuovamente nascondi. Prima di continuare, ragazzi, dobbiamo ritornare sullo sprite della ballerina. Dobbiamo fare in modo che i punti vadano a zero ogni volta che noi cominciamo il gioco da capo. Quindi dobbiamo aggiungere alla nostra linea di comando da variabili, aggiungiamo questo, porta i punti a zero. Quindi ogni volta che clicco sul verde, i punti andranno a zero. A questo punto il gioco è finito, quindi possiamo andare, vai alla pagina del progetto, vedete? Questo è il nostro progetto che in questo momento possiamo vedere solo noi. Si può cliccare su condividi se lo vogliamo far vedere a tutti, ma ancora prima di condividere dobbiamo scrivere, abbiamo uno spazio per scrivere le istruzioni. Conquista 1000 punti e avrai vinto. Aggiungiamo note e crediti. A questo punto dite condividi. Perfetto. Proviamo se funziona. Clicchiamo sulla bandierina verde. Facciamo muovere la nostra ballerina. Perfetto, abbiamo vinto. Se vogliamo ricominciare da capo, basta cliccare nuovamente sulla bandierina verde. Come inviarlo? Copiate il link da qui e inviatelo sulla nostra piattaforma. Buon lavoro a tutti!